Mister Achilli a commentare questa affermazione nei confronti del Monza con un avvio di ripresa condotto alla grande da Capitan Saavedra, 3 punti che valgono il secondo posto. Sì, noi sapevamo che la partita sarebbe stata tirata e difficile, l'avevo detto, anche perché noi venivamo da un impegno molto dispendioso e traumatico, come l'eliminazione a rigori a Bassano in Coppa. Quindi ci poteva stare un po' di rilassamento, un po' di stanchezza fisica e mentale. Poi i ragazzi sono stati bravi, hanno retto. Il primo tempo abbiamo creato tanto e raccolto poco, secondo me, ma meritavamo comunque di essere in vantaggio. Invece abbiamo preso un gol beffa a 6 secondi alla fine del primo tempo. C'era un po' di nervosismo e niente, fa primo e secondo tempo ho cercato di scuoterli un po' perché secondo me i ragazzi sono una grande squadra, sono bravi e a volte manca un po' di consapevolezza dei nostri mezzi perché veramente stiamo giocando un bell'hockey. Ecco, siamo andati un po' in difficoltà da soli perché non ci veniva il gol, ci siamo un po' innervositi, però poi al secondo tempo siamo entrati con la serenità che ci voleva e abbiamo sbloccato subito la partita, è andata bene. Ecco, la stagione ha portato tanti impegni, anche le coppe hanno portato via più forza o hanno portato più consapevolezza di quello che è la tua squadra? No, secondo me consapevolezza. Noi siamo 10 giocatori che tutti possono giocare, quindi ruotiamo tanto tutti, sempre. Quindi fisicamente sì, chiaro, un po' si soffre, però sicuramente gli impegni internazionali portano tanta consapevolezza, esperienza, maturità. E noi siamo cresciuti tanto anche grazie a quegli impegni. E, no, fanno bene, penso che abbia fatto bene. Complimenti per la serata e continuiamo così allora. Speriamo, dai, ancora mancano tante partite, ci sono tanti impegni difficili, noi ce la metteremo tutta. Oggi ho visto un gran pubblico, lo dico e lo sottolineo, è un mercoledì e c'erano tutti gli spalti pieni, grazie. Dico grazie a tutti i ragazzi che sono venuti, a tutte le persone nuove che si sono affacciate a questo sport, perché come ho detto l'altro giorno è uno sport che merita e fa divertire, quindi ringrazio la città di Grosseto.